Buongiorno a tutti, sono Iano94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la rubrica Royal Case. Ammetto che in questo caso non sapevo dove metterlo, se è qui o in Mystery Case, perché diciamo che può valere come una commissione tra i due. Alla fine mi sono decisa per inserirlo qui. Fatemi sapere voi dove che deve andare, scrivetemi sotto nei commenti come sempre. Allora, questo è un caso molto famoso in patria, legato a un personaggio iconico e che è così strano, così arzigogolato, ma allo stesso tempo semplice, che ha attirato per secoli gli studiosi, i romanzieri, persino qualche detective, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ha avuto la stessa importanza e la stessa risonanza mediatica che nel Novecento ha avuto solamente il caso Kennedy. E non è un paragone che faccio a caso. Adesso vediamo perché. Due. Maggio 1610. Parigi è tranquilla, si sta preparando per l'entrata trionfale della regina consorte Maria de' Medici, che è stata incoronata solennemente a Saint-Denis il giorno prima. Il cerimoniale infatti prevede che dopo l'incoronazione la sovrana debba entrare trionfalmente a Parigi per essere riconosciuta come regina di Francia. Quel giorno il re Enrico IV, praticamente un'icona già in vita, non ha dormito bene. Sostiene di aver avuto un sonno pesante, di avere diversi problemi, di sentirsi angosciato, ma nonostante questo non prende nessuna precauzione. Sua moglie, Maria de' Medici, come ho già detto, cerca di trattenerlo al Louvre, perché secondo lei alcuni pronostici di alcuni indovini indicano che quel giorno sarebbe una data nefasta per il re. Enrico IV non ha mai creduto a queste cose, quindi liquida sua moglie sostenendo che siano solamente frottole. È già scomparsa, è già sopravvissuta ad almeno 4 attentati alla sua vita. Molte reazioni su di lui non si sono avverate, quindi se ne frega. Prova a riposare, diciamo, una piccola siesta, ma verso le 4 di pomeriggio decide di uscire. In mattinata è arrivato a corte, o meglio al Louvre, suo figlio, César de Vendôme, il primo dei figli che il re ha avuto dalla sua amante, Gabrielle d'Estrée, tragicamente scomparsa. Il ragazzo, ormai a 16 anni, avvisa il padre di stare attento perché il suo indovino gli ha predetto un grave accidente per il re. Quindi anche lui ha delle preoccupazioni, perché si vive in un'epoca in cui a queste cose ci si crede. Enrico però risponde al figlio di non preoccuparsi, e César si reca dalla matrigna, ed entrambi scongiurano il re di non uscire, qualsiasi cosa accada, meglio che lui non esca. Enrico però decide che lui deve uscire, deve conferire di questioni di Stato con il potente cancelliere di Sully. E quindi, con una piccolissima scorta, ossia 200 uomini e qualche valletto, si reca all'Arsenal, dove risiede Sully con la sua famiglia. Verso la zona delle Halles, dove c'era e c'è tuttora il mercato, oggi c'è anche la fermata della RER, accade un piccolo incidente, ossia la strada a Rue La Ferronnière è bloccata da due carri. Non è uno spettacolo così inconsueto a Parigi, che è comunque una città con una grande mobilità sociale, con una grande economia fiorente, quindi è uno spettacolo ormai di norma, tranquillo, che tutti sanno come affrontare. Quindi alcuni dei valletti del re, alcuni uomini e della sua scorta scendono per dare una mano, lasciando il re da solo. Enrico infatti si trova solamente in compagnia del
di uno dei suoi migliori amici, il generale Bassompierre, il quale gli sta leggendo una lettera, quindi entrambi sono distratti. E in quel momento che un uomo misterioso che ha seguito la carrozza reale dal Louvre, senza mai perderla d'occhio, sale sul predellino e in circa un intervallo di 5 minuti, neanche meno, colpisce due volte il re. Sarebbe bastato un colpo solo, perché il primo colpo di pugnale colpisce il cuore, il secondo colpisce il torace e il terzo si perde nella manica di Bassompierre, che resosi conto ha tentato di bloccare l'assalitore. Enrico muore quasi all'istante, massimo si tratta di pochi secondi, perché il colpo è preciso e letale, non c'è scampo. Bassompierre però è abbastanza furbo da urlare: il re è ferito, bisogna riportarlo al Louvre, perché sa che in questi casi la situazione è grave, molto grave. Immediatamente i soldati arrestano l'uomo, che rischia addirittura di essere linciato dalla folla, perché, come ho già detto, Enrico è un re molto amato e molto popolare, e Parigi, nonostante tutto, lo adora. Un attentato così è gravissimo. L'uomo appare inebetito, come se non si rendesse esattamente conto di quello che ha appena fatto. Enrico viene subito riportato al Louvre, dove si trova sua moglie. Maria in quel momento sta tenendo corte con le sue dame, tra cui una delle parenti di suo marito, Madame de Montpensier, che è sua grande amica. Improvvisamente sentono un grande rumore, perché in quel momento sta giungendo gente, la notizia si è propagata in pochi minuti e il Louvre ha preso d'assalto. Maria, terrorizzata e temendo che sia accaduto qualcosa al Delfino, Luigi di Borbone, poi Luigi XIII, si trova in quel momento fuori con il suo precettore, manda immediatamente Madame de Montpensier a controllare. La donna apre la porta, si rende conto di cosa è appena accaduto e torna singhiozzando dalla regina. Maria, che ha già intuito cosa è accaduto, si precipita fuori e si trova di fronte alla visione del corpo del marito, morto, dove c'erano ancora le ferite di pugnale. Maria ha appena il tempo di dire in italiano: l'hanno ammazzato. E si ammazza a terra terrorizzata, sviene, in poche parole. Madame de Montpensier e Caterina Florenzi, una delle dame di compagnia della regina venuta a suo tempo da Firenze, la riportano dentro, mentre a corte tutti si precipitano verso le stanze della regina. Lo stesso Delfino, ormai re, viene portato lì in fretta e furia, e Luigi XIII, a 9 anni, vede il corpo di suo padre morto. È probabilmente un trauma che finirà per segnarlo per tutta la vita. Maria, appena tornata in sé, scoppia a piangere, non fa che dire: il re è morto, il re è morto. Ma per quanto abbia ragione, in Francia, fino al 700 inoltrato, fino alla rivoluzione, anzi, esisterà un semplice concetto, medievale quasi: il re non muore mai. E infatti, più la regina continua appunto a piangere, a gridare: il re è morto, il re è morto, i cortigiani le indicano suo figlio e le dicono: Madame, il re vive. E quindi di fatto la successione è compiuta, bisogna ora assicurare una reggenza e capire chi c'è dietro questo colpo. L'uomo, di cui ho eventualmente lasciato il nome per, diciamo, fare il colpo, si chiama François Ravillac. È apparentemente un solitario, un pazzo esaltato.
François Ravillac è cresciuto nell'Angoulême e è stato a servizio, diciamo, di diversi religiosi, anche provato a prendere gli abiti, ma per qualche motivo non ha funzionato. Si è trasferito poi a Parigi ed è diventato uno dei corrieri di François de Bellegarde, un tempo mignone di Enrico III e poi fedele sodale, ma nemmeno tanto, di Enrico IV. In questo ambiente, François Ravaillac ha l'occasione di poter entrare in contatto con gli ambienti più estremisti e cattolici della Francia. Ricordiamo che fino al 1596 in Francia c'è stata una guerra civile tra il re Enrico IV, protestante, poi cattolico, poi nuovo protestante, poi cattolico per 6 volte, è legittimo re, e la Lega Cattolica, un'organizzazione di nobili, prelati, ma anche semplici borghesi, fieramente cattolici e nemici di ogni compromesso con i protestanti. La Lega è guidata ufficialmente dal duca di Mayenne, fratello del duca di Guisa ucciso da Enrico III, e ha come suo re, diciamo, proprio lo zio di Enrico IV, il cardinale Carlo di Borbone, che assume il nome di Carlo X. È un candidato fantoccio perché la Lega riceve i soldi dalla Spagna di Filippo II, che, diciamo, verrebbe con favore un governo francese, spagnolo, filo spagnolo e filo cattolico e soprattutto fanatico come piace a lui. Nel 1596 Enrico conquista Parigi, la Lega di fatto viene sciolta, ma alcune tensioni ancora covano. Negli ambienti ultracattolici non ci si fida del re. Enrico poi mette al bando i gesuiti che sono stati fortemente contrari alla sua politica e partigiani della Lega, e negli ambienti, diciamo, legati al clero cattolico, ma e nello stesso clero cattolico, si mormora contro il re. Viene ripresa l'idea del tirannicidio e l'editto di Nantes, che concede la libertà e la parità al cattolicesimo e al protestantesimo, di fatto non va giù a certi ambienti, che avrebbero preferito uno sterminio o comunque una persecuzione. Enrico, inoltre, essendo un grande donnaiolo, si è legato quasi sempre a donne che hanno comunque intrigato, mettiamola così. Una delle sue amanti, Henriette d'Entrangues, baronessa de Balzac, ha, diciamo, preso contatti con gli ambienti più filocattolici e filospagnoli, tra cui Bellegarde, suo fratello Charles Edelweiss, figlio illegittimo di Carlo IX, e con l'ambasciatore spagnolo. La congiura è stata sventata, ma comunque questi ambienti ancora, diciamo, intrallazzano un po' con la Spagna, un po' con i Paesi Bassi spagnoli, con il Piemonte, con Roma, insomma, sono da tenere d'occhio. Quindi può essere, e qui perché dobbiamo esplicare alcune ipotesi che potrebbero essere vere, potrebbero essere false, potrebbe essere che François Ravillac, frequentando per lavoro questi ambienti, si sia fatto influenzare dai gesuiti o comunque da persone vicine alla defunta Lega e abbia maturato l'idea di punire il re per il suo atteggiamento. Sembra che si sia fatto ricevere accorti e che abbia tentato di chiedere un'udienza al re, non si sa se per avvisarlo o per ucciderlo, ma comunque per 2 volte ha chiesto udienza al re, 2 volte gli è stata negata. È un'ipotesi che può funzionare, insomma, abbiamo da un lato un uomo di delicata stabilità mentale, infarcito di
millenarismo, di fanatismo, e che può aver ascoltato molte idee in cui si parlava di punire il re, di ucciderlo, e abbia deciso, indipendentemente, di essere lui quello che se ne sarebbe occupato. Un po' come quando oggi certi politici lanciano certi messaggi xenofobi e razzisti, un pazzo li sente in televisione e va a fare una strage. Quindi dopo, certo, è stato l'uomo che ha sparato il colpevole materiale, ma il colpevole morale rimane sempre quello che ha lanciato il messaggio, in questo caso i gesuiti e la Rifunta Lega. È un'idea questa, è un'ipotesi che è stata molto analizzata e che può avere anche un fondamento. Ce ne sarebbe un'altra, ossia che invece di agire indipendentemente, François Ravaillac abbia ascoltato certi consigli mirati di Bellegarde, che non perdona al re, diciamo, il suo oscillare fra l'asse protestante e l'asse cattolico. Può essere che Bellegarde sia fatto sfuggire qualcosa, che abbia lasciato intendere certe cose, e poi Ravaillac abbia agito da solo. Può essere. C'è un'altra ipotesi, ossia, Enrico stava per partire per la guerra. Bisogna infatti sapere che negli ultimi tempi, nel ducato di Cleves, era in atto una lotta per la successione all'Urlich, diciamo un pezzo di questo ducato, perché il ducato di Cleves era diviso in 6 parti. Questa contesa era stata risolta dall'imperatore Rodolfo, che aveva posto sotto sequestro imperiale il ducato. Ora, sotto sequestro imperiale vuol dire che di fatto Rodolfo d'Asburgo aveva assorbito nei suoi domini il ducato. E questo voleva dire che la Francia si trova di fatto nuovamente accerchiata da Asburgo. Inoltre, pur essendo protestanti, i principi tedeschi si erano rivolti a Enrico IV, ricordandogli come un tempo fosse stato uno dei loro. Gli unici due duchi cattolici del ducato di Cleves avevano stretto un'alleanza con una protestante, quella che poi, come ricordiamo da un video precedente, avrebbe messo Federico ed Elisabetta del Palatinato sul trono boemo. Insomma, da un lato abbiamo Enrico IV che ha l'occasione per aiutare i suoi antichi sodali protestanti e infliggere un colpo all'impero asburgico. Il motivo c'è, è stato chiamato e volendo potrebbe tranquillamente andare con un esercito. Ora, da questa situazione si è ulteriormente complicata, perché Rodolfo, che è sempre stato un uomo, diciamo, eccentrico, ma secondo alcuni anche pazzo, oggi sembra che avesse un disturbo borderline della personalità, sembra, qualcuno dice, un disturbo paranoide, quindi non era mentalmente stabile. Nel 1610 Rodolfo viene posto agli arresti e viene costretto ad abdicare in favore di suo fratello Mattia. Nello stesso tempo gli ungheresi si ribellano per la prima volta agli Asburgo. Quindi la situazione sull'impero è praticamente un disastro. E per la Francia sarebbe facile intervenire. Davvero? E se fosse stato Mattia ad armare tramite una qualche congiura, tramite i suoi contatti e Ravaillac? Perché se si uccide il re di Francia, la Francia non può entrare in guerra. E quindi lui avrebbe comunque il ducato. Ed è un'ipotesi molto sensata, sebbene sarebbe da capire come si è riuscita ad entrare in contatto con Ravaillac. A meno che anche lui, tramite le varie ambasciate, non fosse già in contatto con certi ambienti e della Lega. Avrebbe potuto usare come intermediari sia il duca di
di Savoia, da sempre legato a Asburgo, d'Austria o di Spagna, o l'arciduca Alberto d'Austria, suo parente. Alberto d'Austria aveva sposato Isabella Clara Eugenia di Spagna, figlia prediletta di Filippo II, nonché quella che in famiglia portava i pantaloni. Quindi che lei o il marito abbiano contribuito ad armare Ravellac non è un'ipotesi del tutto scontata. Erano quelli che più ci guadagnavano, perché tra una cosa e l'altra sarebbe stato molto facile, una volta pacificato Kleve, passare ad attaccare loro in chiave antispagnola. C'è tuttavia una terza ipotesi, quella privata, quella personale, quella con cui si para. Come ho già detto, Enrico è un grande donnaiolo. Ha avuto 24 figli, di cui 6 dalla regina e gli altri da diverse donne. Li ha legittimati qu quasi tutti, ha legittimato i 3 figli che ha avuto da Gabriel d'Estrée, i 3 avuti da Henriette d'Entrange e un altro, il conte di Moret. Li fa crescere tutti insieme a Saint-Germain, ma sebbene abbia 60 anni, è pur sempre il tempo di un ultimo amore, il più tremendo. Infatti, l'anno precedente, durante, diciamo, i balletti per il carnevale organizzati dalla regina, Enrico ha conosciuto l'ultima donna della sua vita. La storia del loro incontro sembra uscita da un romanzo, e in effetti in gran parte della vita di Enrico IV, detto Il Vergalan, sembra uscita da un romanzo o da una telenovelas. Quindi ci siamo. Praticamente il re che sta camminando per il Louvre si ritrova dove le damigelle della regina stanno provando. Sono in abiti di scena, quindi immaginiamo abiti molto scollati, molto trasparenti, perché il balletto si intitola Le ninfe di Diana, quindi si tratta di ragazze molto belle, molto giovani, con abiti di scena per, diciamo, interpretare le ninfe. Quindi immaginiamo noi abiti trasparenti, ragazzine giovani. Il re rimane fulminato. Le ragazze, vedendo il re, scappano un po' per la vergogna, perché insomma non sono presentabili, un po' per timore, tranne una. Costei prende una delle frecce giocattolo che giacevano ai suoi piedi, guarda il re e gliela lancia, poi corre via ridendo. Ed Enrico rimane letteralmente colpito. La ragazza si chiama Charlotte de Montmorency, appartiene alla più antica famiglia di Francia, una delle più aristocratiche, più nobili, più valorose, più tutto. E una delle donne più belle di corte e ha solamente 15 anni. Vabbè, all'epoca poco importava l'età. Non stiamo a fare moralismi su questo. Comunque Enrico si innamora perdutamente e decide che Charlotte sarà la sua amante. Ma prima bisogna farla sposare. Serve un marito compiacente. E una volta scoperto che il futuro marito di Charlotte è proprio il suo amico Bassompierre, tramite giri di parole e allusioni riesce a fargli capire che deve rompere il fidanzamento. Penserà lui a tutto. Assicura i Montmorency che comunque, sebbene onorati, si preoccupano anche di Charlotte. Charlotte non è una ragazzina venuta dalla provincia per cercare fortuna, non è una serva, non è una borghese, ma anzi appartiene alla nobiltà più alta e quindi serve un marito, perché non siamo, diciamo, in quel periodo in cui una Montmorency si può dare così, anche se si tratta del re. Lo sposo prescelto è uno dei nipoti di Enrico, il principe di Condé.
Enrico di Borbone di fatto è un ragazzo quasi, diciamo, inoffensivo e si è seguito per tutta la vita da voci sulla paternità perché suo padre è morto quando lui era piccolo e sembra che l'abbia avvelenato sua moglie con il suo amante, quindi si specula. Quindi di inoffensivo di cui quasi a malapena ci si rende conto e gli piace in paggi. Insomma, il marito perfetto in questi casi. E tutto va bene fino al matrimonio in sé. Infatti quel giorno, o perché scoperto improvvisamente etero, perché orgoglioso e desideroso di non passare per cornuto fin dalla prima notte di nozze, Enrico di Condé prende sua moglie, la trascina in una carrozza. Sarà anche lui ed ordine di partire per Bruxelles. Dove si trovano Isabella Clara Eugenia ed Alberto d'Asburgo. Dopo i primi momenti di sconcerto, Enrico parte per riprenderli. Sembra, secondo una versione ottocentesca, che sia sempre stato a pochi metri, pochi passi dai due fuggiaschi, che addirittura Charlotte ogni notte affacciandosi vedesse l'accampamento reale e mormorasse Gesù come pazzo, riferendosi al re. Comunque, non si sa quanto sia questa distanza, addirittura in un quadro ottocentesco ci viene mostrato Enrico che saluta Charlotte, lui a cavallo e lei è in una finestra di un castello, come a simboleggiare che fossero vicinissimi. Però i Condé arrivano alla frontiera ed entrano nei Paesi Bassi spagnoli. Enrico quindi decide di colpire gli Asburgo e inizia i preparativi per la guerra. Quindi, se politica, se personale, comunque questa guerra si farà. Bisogna dire anche che può essere che sia stato un suo sistema per far credere di essere diventato un vecchio rimbecillito e senile, quindi tutti avrebbero riso di lui e lui si preparava con un esercito per invadere sia Kleve che i Paesi Bassi, conoscendo il tipo molto probabile. Può anche essere che Charlotte sia stato un pretesto morale, può anche essere che era una scusa che avrebbe potuto, diciamo, prendere non più in offensivo, ma più nascosto, il suo vero scopo, ossia Kleve, non si saprà mai. Quindi è probabile, secondo alcuni, che a mandare Ravaillac sia stato Enrico di Condé, stufo di sentirsi apostrofare per mezza Europa come futuro cornuto. Quindi abbiamo almeno quattro ipotesi facendo i conti. 1. Il folle isolato, ossia Ravaillac sente quello che dice l'amico intorno a lui e decide di uccidere. 2. Mandato da Bassompierre per compiacere il re di Spagna. Ricordiamo che sia Bassompierre in quegli anni aveva, diciamo, ricuciti i legami con il re di Spagna, sia Bergadio è sempre stato molto filo spagnolo, quindi è probabile che uno dei due, per motivi politici o anche personali, che ricordiamo che Bassompierre era fidanzato con Charlotte, potrebbero essere, diciamo, i mandanti. Terzo, Alberto, il duca di Savoia o Mattia per scongiurare una guerra. Quarto, Condé medesimo. Qualcuno sosterrà anche che sia stata Maria dei Medici, ma è quella che in tutto ciò ci guadagna di meno e che comunque perde un marito a cui era affezionata, che le voleva bene e le riconosceva un certo genere politico, per ritrovarsi sì reggente, ma con un figlio che avrebbe finito per maltrattarla. François Ravaillac, infatti, non confesserà mai nulla. Subirà il suo castigo, che consiste nello squartamento sulla pubblica piazza, in silenzio. Non dirà mai una parola contro nessuno, non accuserà mai nessuno, quindi si può andare a ricercare le carte del processo, dove molti notarono fatti piuttosto strani, ossia ogni tanto qualche testimone muore, qualcuno ritratta, qualcuno aggiunge qualcosa. Per
È un processo molto strano, ma di sicuro il mistero rimane. Non si saprà mai esattamente chi, armato o Ravaillac, se fosse, diciamo, un pazzo, un esaltato, o qualcuno che è servito involontariamente ai fini di qualcun altro, se ci fosse davvero un mandante dietro di lui. Se ne sono occupati in tanti, Alexandre Dumas, Victor Hugo stesso, Michelet. Negli ultimi tempi Jean Christian Petitfils ha dedicato alla morte di Enrico IV un suo saggio, Le tragiche morti di Henri IV. Nei film, infatti, queste, diciamo che di solito non si arriva alla morte di Enrico IV perché non si sa mai come trattarla. È una questione molto complicata e controversa, addirittura nel 10 anni fa, per l'anniversario, in Francia sono usciti articoli di giornale, mostre e convegni, e si è molto insistito su questa vicenda perché è stato chiesto a diversi scrittori di immaginare qualcosa. Quindi, diciamo, non si avrà mai una conferma, perché manca l'ultimo tassello, manca qualcuno che spieghi com'è andato e come questo sia al 100% vero. Cosa che abbiamo invece per l'omicidio. Per l'omicidio di Enrico III di Valois, che abbiamo per Riccardo II d'Inghilterra, per Rodolfo d'Asburgo, ma che no, non abbiamo per Enrico IV, facendo un paragone. Ora, veniamo ai testi, perché sì. Allora, io mi sono basata principalmente su Marina Minelli, le regine e le principesse più malvagie della storia, dove si parla di Maria, poi del grande Marcello Vannucci, Caterina e Maria dei Medici, regine di Francia, e Vannucci è sempre certezza, come dico io, poi Stefano Tabacchi, Maria dei Medici, l'ultima biografia uscita in Italia su Maria, quindi molto buona, su Amanti e Regine di Benedetta Craveri, un classico tradotto in almeno 6 lingue, e per ultimo Simone Berthier, Le Deux Régentes, che affronta infatti questo tema. Io non ho ipotesi, ammetto che l'idea di un complotto internazionale spagnolo è molto interessante, molto romanzesca, come anche l'ipotesi di Enrico di Condé, che è molto romantica in senso ottocentesco, ma l'ipotesi del passo isolato non è così campata per aria. E voi, alla fine di questo video, cosa pensate? Chi ha davvero fatto uccidere Enrico IV? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, o su Instagram o su Facebook. Mi piacerebbe molto sapere cosa ne pensate. E alla prossima. Au revoir!